Un'inaugurazione speciale nel nome e nel ricordo di Sergio Cosmai, simbolo della legalità e esempio da tramandare alle giovani generazioni, le stesse che animeranno il nuovo centro polivalente del quartiere Sant'Andrea di Biceglie, una tenso struttura dotata di spogliatoio che sarà punto di riferimento per tutti gli amanti delle discipline sportive indoor. Io gioco legale, il titolo del convegno con cui il sindaco Spina ha voluto tenere a battesimo la nuova opera, invitando personaggi del mondo delle istituzioni, dello sport e della magistratura a dialogare su un tema importante come la necessità di diffondere i valori dello sport e la cultura della legalità per uno sviluppo sano della comunità in cui si vive. Sempre tenendo a mente l'esempio di Sergio Cosmai, il direttore del carcere di Cosenza che 30 anni fa fu assassinato dall'Ndrangheta semplicemente per aver adempiuto al suo dovere. Con questa intitolazione ovviamente mi fa molto piacere perché questi nomi che sono persone, sono storie, sono coraggio, sono scelte, devono continuare a vivere. Noi parliamo di un mio marito, Sergio Cosmai, aveva solo 36 anni, quindi aveva tutta una vita davanti che avrebbe continuato a vivere seguendo insomma, i propri valori, applicandoli quotidianamente, se non fosse rimasto vittima di quell'agguato terribile in cui perse la vita. Di conseguenza abbiamo il dovere di ricordare non solo appunto Falcone, Borsellino, ecco, ma tutti quanti coloro che sono insomma morti, che hanno pagato un prezzo altissimo per la difesa della legalità. Di conseguenza è giusto che gocce di memoria vengano sparse nel paese, in tutti i paesi, a Biceglie e ovunque. Sergio Cosmai è un cittadino illustre della città di Biceglie e i cittadini illustri, la comunità li deve sempre ricordare. Sergio Cosmai era un onesto funzionario dello Stato, una persona normale che però aveva per quei territori in mano all'Ndrangheta e alla mafia un'idea rivoluzionaria, voleva semplicemente far rispettare le regole. La gestione del polivalente sarà biennale ed affidata alla società di calcio a 5 Futsal Biceglie. Con questa struttura, ha sottolineato il sindaco Spina, associazioni, scuole e chiunque ami lo sport potrà usufruire gratuitamente di un nuovo spazio attrezzato. Questo quartiere che vedeva all'inizio solo campagna, dopo la parrocchia ha visto un intervento comunale importante con una riqualificazione che ha portato prima a una scuola, poi altre opere dirette anche agli insediamenti commerciali come un supermercato che comunque crea sicurezza e movimento anche in questa zona e poi oggi questa struttura sportiva che abbiamo avuto vincendo un po' in sicurezza, quindi anche un aspetto importante perché il Ministero dell'Interno è molto severo in queste regole di aggiudicazione, di controllo di queste gare e oggi stiamo qui all'inaugurazione a tempi di record rispettando i termini che ci ha dato il Ministero. Quindi veramente una grande soddisfazione oggi che naturalmente viene onorata dall'intitolazione al nostro concittadino Sergio Cosmai.